Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con l'Ariatto Destinazione Puro Resu. Oggi episodio numero 132, io Stefano, una delle voci di l'Ariatto, vi presento insieme al qui presente Miki. Ciao Miki, benvenuto. Ciao, grazie mille. Un nuovo episodio in cui parliamo di Pro Wrestling Noah e di un evento che si è sviluppato domenica scorsa, dove c'erano in palio un po' di titoli, dove c'erano in palio un po' di cose interessanti, e quindi eccoci qua, pronti per parlarne. Dicevamo, prima di registrare, che sì, c'erano in palio cose interessanti, però, a dirla tutta, non è stato il miglior evento della NOAH da quando vediamo. Miki, tu sei riuscito addirittura a vederlo in diretta, sì. Invece ho dovuto recuperare alcune cose dopo. Sei riuscito a vederlo in diretta. Percezione della diretta stancamente lungo? E allora sì, soprattutto su alcuni match, poi ci sono dei match che non mi sono piaciuti e sono stati gestiti male secondo me. Uno è quello dei titoli junior tag, che tanto ormai sappiamo che li gestiscono così, quindi mi ha messo ansia quel match. L'ho saltato a pie pari. Sì, fatto bene. Non ho problemi a dirlo. Sì, assolutamente, non ho problemi a dirlo. E direi però di fare un'analisi match by match di quello che è stato. Allora Miki, tu hai visto anche il primissimo, quello dove due rookie stanno insomma cercando di farsi strada all'interno della federazione. Com'è andato questo match? I soliti 5 minuti dati a inizio card dai rookie, niente di che, si devono costruire e in Noah ci vuole un po' prima di fare il salto per entrare effettivamente nei piani un po' più alti, medio alti della card. Quindi insomma, per un po' li vedremo ancora lì che girano nell'open, ogni tanto un tank, ogni tanto il singolo, però avevano 5 minuti, hanno fatto loro un po' di trocchi, un po' di schiaffoni, il suo solito match da rookie, niente di che abbiamo già visto tante volte, è un po' un copia e incolla. Ok. Diciamo che questa parte della card serve di più ai ragazzi per abituarsi al pubblico che a noi per vedere effettivamente come vanno le cose. Poi è chiaro che magari c'è uno che vi piace di più, uno che vi piace di meno, uno che riesce di più, uno che riesce di meno, però di base è questo, cioè lo scopo è questo. Poi c'è chi pensa che non sia neanche giusto fare così, invece credo che sia una delle cose migliori che si possono fare. Tutti i lottatori sono partiti così in Giappone, quindi è giusto per me andare avanti in questo modo. Molto, molto, molto più incasinato invece il match successivo, che è da dove mi innesto io, dove Yohei, Seiki Yoshioka e Atsuji Kotoge e Aleandro battono Tadasuke, Hajime Ohara, Hai69 e Shuji Kondo. Allora, mettiamola giù così. Questo match serviva un cazzo. Cioè, se sono 4 contro 4, banalissimo. A un certo punto, però, ci dobbiamo fare due conti e pensare che dove ci stanno Yuei, Yoshioka, Kotoge e Aleandro, abbiamo sostanzialmente una stable di tantissimi pesi leggeri, veramente tanti, i quali in un modo o nell'altro rischiano di diciamo, creare un imbuto tale per cui a un certo punto per forza si devono picchiare tra loro. Perché? Perché i titoli sono due, quello junior e quello junior tag, e quindi se tu fai parte della categoria junior e sei dentro una stable dove ce ne sono dentro tanti altri del tuo stesso peso, ovviamente si crea qualche problemuccio. Allorché nel momento in cui Yohei, Yoshioka, Kotoge e Aleandro riescono a vincere il loro match e dall'altra parte il Kongo comincia a fare brutto a Tadasuke, il quale ha perso l'ennesimo match e non è il primo di questo periodo, beh, a quel punto in aiuto di Tadasuke si presenta Yohei, il quale dice: diventiamo amici, diamoci la mano, vogliamoci bene. E nonostante ci, insomma,
insomma, sembri un Tadasuke un po' reticente, decide di dargli la mano. Allorché salgono gli altri che hanno fatto parte di questo match e che sono della stable, Yoshioka, Kotoge e Aleandro, che con un timing terrificante da parte di Yohei e Tadasuke vengono attaccati. Perché dico un timing terrificante? Perché Tadasuke e Yohei sono due, decidono di fare un colpo particolare, cioè di prendersi ognuno un avversario, e ce n'è uno che all'angolo li guarda e fa: ma cosa state facendo? E non interviene finché non viene pestato anche lui. Sì, è venuto veramente male quella parte con Kotoge, che si è preso poi il calcio da Yohei e si è dovuto spostare a Centroling per prendere l'aria. Cioè, no, non è stato il modo giusto per essere colpito. Allora, io capisco l'intenzione di creare una nuova stable e di, o comunque un nuovo sodalizio, o comunque di far uscire due da due stable che comunque sono dei mangia pesi leggeri, no? Per creare nuove alternative al mondo dei junior, che comunque sono tanti in Noah, cioè non stiamo pensando, se pensiamo anche soltanto a Stinger, a quanti sono in Stinger i junior, qua abbiamo ricambio, ma il rischio qual è? È quello di avere sempre delle persone che lealmente tra loro combattono, perché tanto fanno parte della stessa stable, quindi in questo modo invece si possono creare quelle dinamiche da io sono più stronzo, tu sei più bravo e cose del genere, perché uno è uscito e ha dato dei calci a destra e a manca. Quello che esce come sempre a fare Lil, che comunque è stato face un annetto scarso, è Yohei. Yohei che era stato assimilato dentro questa stable, cosa che aveva fatto uscire Hajime Ohara, il quale aveva avuto degli screzzi in passato con Yohei. Hajime Ohara era andato nel Congo, quindi un primo rimescolamento grazie a Yohei per questa cosa, e adesso un secondo rimescolamento perché Yohei face è inguardabile e quindi lo cambiano il e lo fanno andare con Tadasuke, che no, è inguardabile in ogni caso. C'è stato un momento dove ogni show, anche quelli più scarsi, avevano dei cambi all'interno della divisione junior. Uno andava nel Congo, uno andava nel Stinger, poi passava per Rostelmale. No, cioè, se saltavi uno show non capivi più dove era uno, dove era l'altro, non capivi perché era in coppia con qualcuno che il giorno prima era un suo avversario. La Noah è salvata da alcuni match che sono veramente incredibili e da alcuni performer che sono duri come il cemento. Altrimenti, da un punto di vista della scrittura, sì, soprattutto nella parte junior, cioè tipo è completamente se sembra a caso. Sì, sì. È schizofrenia totale, 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 totale. Però vedremo gli sviluppi. Sì. Andiamo al match successivo, dove Nakajima batte Okada, Kinya Okada. Allora, la premessa di questo match era: durante l'N1 Victory, Nakajima con uno dei suoi calci sbaglia mira, prende in faccia Okada e lo fa diventare tutto rotto. E niente, Okada torna. Okada è un ragazzo di 28 anni, 27-28 anni dovrebbe essere, ma che ha iniziato abbastanza tardi, quindi comunque ancora una sorta di principiante. Non stava facendo male, addirittura aveva avuto diciamo uno scambio interessante con Mochizuki, che ha più di 50 anni, il quale gli aveva detto: dai, anche tu le stai perdendo, anch'io le sto perdendo le battaglie. Che erano nei due gironi. Ed cioè, erano Mochizuki che stava perdendo tutto. Sì. E c'era Mochizuki che tra l'altro faceva delle prestazioni della Madonna, ma anche Okada non stava andando male. Cioè, forse era la prima volta in cui l'avevamo visto prendere un po' di ritmo, anche se perdevano. E allora i due si erano un po'... si era creato questa sorta di sodalizio a distanza. Io non ho idea se avrebbero poi creato una coppia o qualcosa del genere, cosa anche possibile, non la voglio. Il fatto è che Okada deve interrompere le attività perché appunto riceve questo calcio, si rompe la mandibola, quindi deve fermarsi. Al suo ritorno ovviamente deve andare contro Nakajima. Parte bassissima della card, ok. Nakajima, dopo un incontro che giustamente domina e vince, è libero
dall'incombenza di Okada, il quale giustamente ce l'ha messa tutta per vendicare l'atto subito, non ce l'ha fatta perché è più debole, ma ha portato a casa comunque anche qua una prestazione decente, sicuramente di livello inferiore rispetto a quelle che stava facendo nell'Elmon Victory, però a parer mio, non so cosa dici tu, Miki. Sì, c'è da vedere anche magari la paura. Comunque poi, cioè, secondo me, quando hai un infortunio del genere, quando torni sul ring, devi un attimo riambientarti e capire cosa puoi fare, quanto puoi dare, quindi magari anche quello. Era comunque un match all'inizio card, quindi giustamente devono andare un po' anche col freno tirato. Vediamo adesso Okada quanto farà dopo questo match, come verrà trattato, se riuscirà a fare qualcosa di un po' utile e sensato, o se finisce a inizio card. Io comunque te la metto lì. Cioè, se dopo un infortunio del genere dovessi tornare sul ring, vorrei andare contro Nakajima. Cioè, la peggio muori e basta, poi è finito tutto. Secondo me, cioè, è stato intelligente come match, nel senso che, cioè, anche Nakajima doveva dimostrare che, perché poi magari la gente pensava anche male di Nakajima perché, per il colpo, in realtà è un colpo che lui ha fatto sempre in tutti i match, l'ha fatto anche in questo. Quella volta là era il posizionamento sbagliato di uno, il timing sbagliato dell'altro, e niente, ha colpito male. Quindi c'era un modo anche per dimostrare che comunque Nakajima colpisce duro, lo sappiamo, però non è che vuole fare del danno all'avversario, cioè è proprio il suo modo di lottare, quello di stiffare un po' di più. Però non... Chi pensa il contrario è in malafede. Esatto. Tutto qua. Molto semplicemente. Ma. Cominciamo invece a vedere un possibile nuovo innesto della Noah, anche se temporaneo sicuramente, nel match successivo, perché Hideki Suzuki ha chiamato Saxton Huxley dai tempi insieme di NXT UK e i due vanno contro Mohamed Yone e Yoshiki Inamura. Allora, match non memorabile, però solido, anche un po' per far vedere Saxton Huxley. Come hai preso, Miki, l'arrivo di questo Gaijin e di come hanno deciso di lavorarci? Mi è fatto molto strano perché, cioè, con tutta la gente che ha lavorato con Suzuki, con NXT, cioè, l'ultima volta l'ha portato Thatcher. Sì, Thatcher, non so se non mi ricordo se l'ha portato anche qualcun altro, però comunque quello, diciamo, il big name era stato Thatcher. Prendere Saxon Axe, sì, è un buon lottatore, però non ci vedo niente di così eclatante in lui. Anche in questo match ha fatto, però secondo me non è esattamente il suo posto, no? Anche come tipo di match, come tipo di impostazione, l'ho trovato un po' macchinoso, un po' un pezzo di legno che si muoveva. Qualcosina ha fatto, ma non è venuto benissimo come match. Vediamo quanto starà lì in Giappone. Non ho guardato tutte le card degli show dopo, non so quanto dura il suo tour. Si fa dell'esperienza, sicuramente è utile, perché fai anche delle conoscenze che poi possono tornarti utili avanti, però non l'ho percepita come, cioè, una scelta così stupefacente, yeah. Bellissima. La scelta di... Yeah. Però, insomma, dicevo, senza fame, senza lode, non ho apprezzato tantissimo, so che qua prenderò un po'. Non ho apprezzato tantissimo che a fine match Huxley abbia praticamente rubato una telecamera, abbia iniziato a parlare dentro questa telecamera fortissimo e a spiegare proprio le ragioni. Io sono qua, io sono là, io sono giù, io sono su. Non sono quelle cose lì che mi piace vedere in Giappone. Quindi Saxon, prossima volta no. Ne parleremo magari insieme. Faccio una chiamata, una videochiamata con Telegram e parliamo un attimo, ti spiego. Mi pare che non io queste cose qui in Giappone stai calmo, da bravo. Match successivo invece. Allora, Shuhei Taniguchi
che batte Takashi Sugiura. Ora, io so già che ci sarà qualcuno che storce il naso e fa: ma King Tani che batte Sugiura? Sì. Sì, perché ha dato tutto e ha tirato fuori una parte che per tanto tempo all'interno della gimmick di King Tani non aveva potuto tirar fuori. E battere Takashi Sugiura, il quale sa benissimo quanti anni ha, quello che può dare, quanto ha già dato al mondo del puro reso, e non si fa grossi problemi. Ricordate le sue parole prima di entrare nell'Hellman Victory dell'anno scorso. Lui ha detto testuali parole: se lo vinco, ok, se non lo vinco io non partecipo più, perché vuol dire che non è più il mio, non è più la mia strada. Sugiura è stanco, probabilmente ha fatto, allora, tanto. Gli ha fatto male infortunare Shinjiro Tani. Quello gli ha fatto malissimo, nel senso che da lì è cominciato un declino di Sugiura che sembrava essersi ripreso un attimino quando aveva vinto i titoli di coppia. Tanto con i Deki Suzuki. Però era con i Deki Suzuki? No, Suzuki con Kojima. E sembrava essersi ripreso un attimino. Dico la verità, è un po' calato fisicamente, ma anche proprio sul ring come prestazioni. Penso che sia stato un colpo molto duro che ha subito. Poi è una persona che va avanti a lottare e forse è sbagliato, no? In questi casi magari fermarsi un attimo. È che il problema di quelle persone che fermarsi un attimo è sempre complicato, più complicato forse che andare avanti arrancando. In questo caso Taniguchi ha dato tanto. Mi piaceva molto la tua analisi che hai fatto poi di questo match, se vuoi dire tu. Io ho fatto un po' l'incipit. Aspetta, l'ho fatto due o tre giorni fa, non mi ricordo cosa ho detto, la mia analisi. No, tu hai detto una cosa intelligente, cioè Taniguchi voleva dimostrare di essere ancora in grado di fare un match di un certo tipo. Sì. La persona migliore, lo specchio nel quale osservarsi fare una prestazione del genere era sicuramente Sugiura. Sì, lui, vabbè, Taniguchi ha fatto diverse cose, è lì dal 2005, quindi in realtà è partito diversi anni fa, è sempre stato in Noah, e quindi conosce bene molte della gente che è ancora lì, probabilmente con Sugiura, adesso non lo so, probabilmente ha anche un rapporto d'amicizia, cioè si conoscono da tanto tempo, perché comunque anche Sugiura è lì da parecchio, lì dagli inizi. Quindi in qualche modo si sono già incrociati. Taniguchi ha avuto questa parentesi abbastanza lunga e dal mio punto di vista anche carina di King Tani. Era un attimo quello che spezzava all'interno dello show insieme a Ione e ai Funky Express. Poi la gente può dire ma non è da Noah, cioè la parte più comedy non serve. In realtà non andava così male e hanno dimostrato comunque di essere dei buoni lottatori anche con quella gimmick. Taniguchi qua ha dimostrato di essere ancora un ottimo lottatore che non ti farà il meccione da 5 stelle, però riesce comunque a rimanere su ring, fare un match solido e siccome è uno di quelli venuti meglio in questo show, cioè questo e il match di coppia heavyweight sono i due match venuti bene di questo show. Quindi Taniguchi si è dimostrato ancora un ottimo lottatore che può dare ancora qualcosa. Occhio, perché magari è stato anche una sorta di passaggio di testimone per il prossimo Hellman Victory. Potrebbe essere, sì. Cioè, se vuoi riempire l'Hellman Victory con qualcuno che fa bene, ecco, questo Taniguchi potrebbe farsi ancora un paio di battaglie toste. Tosta, vuol dire magari con gente con fisici anche particolari. Se mi viene in mente un Manabu Soya, per esempio, no? Potrebbe essere un fisico importante contro cui andare, magari qualcun altro un po' più giovane, insomma, potrebbe darsi qualche chance per rimettersi in una carreggiata, no, una cagata, no? Però lui è arrivato con un costume semplice, cioè la stessa cosa che ha fatto i Deki Suzuki quando è tornato indietro, costume semplice.
tornato un lottatore, no? Nel senso più classico, più brevettato del termine, okay? Sì. Mi è piaciuto e secondo me qualcosa in più c'è ancora. Cioè, la vedo un po' come una possibile costruzione in essere. Non so, sì, mi è piaciuto molto anche l'atteggiamento poi dopo il match, cioè di... Era tanto concentrato che è sceso, è andato nel backstage senza neanche guardare il pubblico. Cioè lui è andato lì per lottare, ha lottato e tornato indietro. Il resto c'era e non c'era, uguale. Sì, 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 sì. Mi è piaciuto come atteggiamento. Questa nuova personalità di Taniguchi potrebbe essere interessante anche per il futuro. Sì, 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 assolutamente sì. Nuova stable, nata da poco, quella di Good Looking Guys. Jack Morris e Anthony Green, che fanno parte di questa stable, insieme a Jake Lee, battono Naomichi Marufuji e Eriko del Dr. Wagner Jr. Allora... Che ricordiamo essere abbogato come EH della DR. È stato bellissimo. Quando ho visto il nome scritto, ho detto, oh. Allora, Jack Morris mi piace molto, è un attore che io apprezzo molto. Anthony Green il suo lo fa. E non, allora, non mi aveva colpito tanto quanto Jack Morris nell'N1 Victory, però mi era piaciuto. Jack Morris invece è uno che mi piace. Secondo me è molto credibile, lo trovo un ottimo gaijin. All'interno della Noah forse è uno di quelli insieme a Thatcher, se vogliamo, che può davvero fare cose importanti. Può davvero fare cose importanti. Ma qui avevano davanti Naomichi Marufuji e Eriko del Dr. Wagner Jr., che di certo non sono la coppia super consolidata. Hanno appena creato una stable, i GLG, cazzo fai? Li fai perdere? No, chiaramente no. Il match è stato mediamente buono, cioè mi è sembrato tutto costruito molto bene, ma senza lo sprint che serviva, no? Per fare quel qualcosa in più, per... cioè, è mancato un pezzettino, poco poco, ma un pezzettino è mancato. Al che direi che è andato così, perché doveva andare così, ma non abbiamo visto null'altro che ciò che in fondo è stata l'ultima fotografia alla fine del match. Miki. Sì, allora, in realtà era abbastanza prevedibile come cosa. È stato un match per creare la prossima faida, il prossimo in realtà incontro per il titolo national, che ci sarà il 16 aprile, se non ricordo male. Cioè Jack Morris ha fatto esattamente come aveva fatto quando, con la sfida con Kiyomiya, cioè ti batto in un match tag, prendo la cintura, te la mostro e il prossimo show facciamo uno contro uno per quel titolo. L'hai fatto recentemente, in realtà contro Kiyomiya ci è andato boh, un paio di mesi fa, È quando è forse arrivato Jake Lee. anche. Se non sbaglio, Sì, era stato in quel momento lì, quando era quindi sì. andato. No, era già dentro quella Ah, stable, secondo me. ok. Non mi Ok, ricordo, quindi. vabbè, non mi ricordo. Comunque, poco tempo fa hai rifatto la stessa cosa. Boh, potevano magari trovare qualcosa di diverso per lanciare la sfida, però va bene. Probabilmente lo vince anche il titolo national. Mi sono fatto questa idea, che comunque il dottor Wagner ha quel titolo, Cagare. ma non è che non se lo merita, ma boh, cosa ha dimostrato come No, campione? fa cagare l'ico del dottor Wagner. Mi dispiace, cioè, poi ognuno può dire quello che vuole, nel senso il Messico per me ha prodotto altri lottatori validi, dai. Sì, e se non ricordo male ha battuto addirittura Funaki lui quando ha vinto quel titolo. Sì. Quindi, cioè, Funaki che ha demolito praticamente chiunque e poi ha perso contro l'ico del dottor Wagner. sì. E l'ha vinto a novembre del 2022 e oltre a quel match di due ha vinto, ne ha fatti altri due. Sì, non è. Non è che ha fatto sto regno così interessante.
Quindi potrebbe essere un modo anche per lanciare un po' la stable. Comunque Jack Morris con un titolo minore potrebbe anche far bene in realtà. Sì, Magari. assolutamente, assolutamente. A me Cioè la cosa che aveva. passare da un gaijin all'altro. Oh, Beh, si può interessante. fare, in realtà si può fare. Sì, In sì. realtà la cosa che mi turba è che un anno e mezzo fa, forse di più, forse quasi 2, credo fosse il 2021, c'è stato un match National Champion contro GHC Heavyweight Champion di un'ora tra Nakajima e Keno, finito in pareggio, entrambi i titoli in palio, finito in pareggio, quindi ognuno si è tenuto la sua cintura. Da lì sembrava che il mondo fosse ai piedi di questi due, che avevano dimostrato che le cinture erano potentissime entrambe. Nell'evento successivo, praticamente, in 3 minuti scarsi, Keno perde il titolo contro, come si chiama? Fujita. No, non Fujita. Funaki. Funaki, Funaki. E tu dici, ma Funaki da lì in poi lo tiene per tantissimo tempo, facendo un sacco di difese, anche molto particolari, perché ha fatto con delle regole particolari, anche ha lottato contro lottatori che hanno fatto l'MMA come lui, cioè tante cose. E poi a un certo punto arriva l'hijo del dottor Wagner Jr. E ritorniamo a molto prima di quando Keno e Nakajima fecero il match da un'ora. Cioè, il valore del titolo national è bassissimo. E A proposito, vai, finisci. con Funaki ha fatto anche dei main event questo titolo, eh. Sì. Quindi in realtà, cioè, è un declassamento fortissimo e rapidissimo. C'è una caduta quasi come se voi prendeste una monetina e la faceste cadere da 400.000 metri. Arriva giù un proiettile. Più di un proiettile. Volevo aprire Dicevi. un attimo una parentesi su Funaki. Funaki che non sta più rispondendo a nessuno del Congo, quindi c'è Keno che vuole contattarlo perché che fine ha fatto, se è ancora parte della stable, se vuole fare dei match. Funaki che risponde solo alle chiamate e ai messaggi di Tadasuke, ma adesso che Tadasuke è fuori dal Congo, sono tutte le perle del vlog di Keno mentre guida che racconta cose. È proprio bellissimo Keno che... Eh sì, peccato che non ho ancora la conoscenza del giapponese per poterlo seguire come vorrei, Infatti io becco delle cose tradotte qua e là, perché beh. ma io mi sono ripromesso di imparare più velocemente il giapponese solo per poter ascoltare il vlog di Keno, che è giornaliero e mi sto perdendo delle perle incredibili, quindi. Sta avendo un successo allucinante, tanto che hanno detto che potrebbe diventare uno dei canali giapponesi più famosi degli ultimi anni. Eh? Certo. Tutti vogliono bene a Keno. L'ha Da aperto a caso oggi sarò uno quel youtuber e dopo pochissimi secondi era tipo 1.000 persone che lo seguivano. Bellissimo, veramente bellissimo, bellissimo. Poi, scivoliamo oltre perché c'è Ranserotto con Extreme Tiger che battono Amaxa e Ninja Mac. Match di svolazzoni. Un messicano, Amaxa, Ninja Mac, Extreme Tiger, insomma, ce n'era, ce n'era, ce n'era. Due messicani, forse anche Extreme Tiger è messicano. Sì, dovrebbe essere messicano anche lui. Beh, Come è andato, Miki? Che io non sono molto amante di questi. è stato carino. Anche qua ce l'ho visto come serve per lanciare una sfida. C'è Lancelot che poi prende la cintura faccia a faccia con Amaxa, cosa che abbiamo visto tipo un quarto d'ora prima praticamente. Mi è sembrato un po' un copia e incolla. Ah beh, cioè può, in realtà può venire bene a Max, mi sta piacendo perché sta facendo qualcosa di diverso all'interno del mondo junior. E quindi quello, un po' il pesce fuori d'acqua nella divisione, però sta facendo bene. È cresciuto molto da quando è andato via come O, è tornato come Max, è cresciuto molto. E gli altri sono bravi, però non hanno brillato in questo match in realtà.
Anche Ninja Mech ha fatto molto meno di quello che fa normalmente. Extreme Tiger ha fatto il suo, poi Extreme Tiger ormai ha anche più di 40 anni, quindi non è, cioè, deve comunque tirare un po' il freno, non può più fare delle evoluzioni allucinanti come magari faceva qualche anno fa. Lancelot non lo conosco, è tipo la prima volta che lo vedo, quindi l'impressione sembra buona, però vediamo poi. Devo vedere qualche match, non posso con un match solo capire se mi piace o no. Vediamo. Legittimo, legittimo. Passiamo oltre in quello che secondo noi è stato il miglior match della serata con Masa Kitamiya e Daiki Inaba che riescono a battere Kenno e Manabu Soya. Allora, l'incontro è super combattuto, bellissimi colpi, bellissimi scambi, ci sono dei momenti di caos meravigliosi all'interno del match. Bello come Kitamiya abbia cercato di lavorare anche le gambe di Manabu Soya. Bello come Kenno abbia cercato di mettere tutte le pezze dove poteva, ed è stato interessante anche il lavoro di Inaba, che ha fatto il classico lavoro di rottura, cioè quello in cui prepara tutto ciò che serve alla finalizzazione di Kitamiya, cercando anche tante volte di portare fuori l'uomo non legale dell'altro tag, cercando di quindi limitare le possibili interazioni per il blocco di una presa di sottomissione oppure per il blocco di uno schienamento, no? E quindi ci ha provato veramente in tutti i modi. E a sua volta lui è andato tante volte a bloccare gli schienamenti altrui. Quindi anche questa parte è molto interessante. Giocata molto bene su tutte quelle che sono le dinamiche anche tecniche, perché Kitamiya ha cercato 2 volte in modo serio di chiudere con la sottomissione, mentre invece poi, insomma, sono state le botte tra appunto Kitamiya e Soya a decretare il finale di questo match. Botte serie, concrete, non vorrei dire degli sganassoni non indifferenti. Secondo me, match super combattuto. A tratti ho pensato sarebbe cambiato il titolo. Sono stato contento del fatto che non sia cambiato, perché comunque mi è piaciuto così. E la mia analisi poi in realtà si ferma qui. Miki, tu come cosa dici? L'ho trovato molto solido e combattuto. È stato il match più da Noah, in realtà, della card. Cioè, legne. Gente che si legna finché uno dei due non riesce più ad alzarsi, viene schienato. Praticamente il senso di questo match è stato questo. È stato un modo anche per far vedere comunque un Manabu Soya che per diverso tempo ha fatto fatica comunque ad emergere. Un po' perché era nel Congo quando c'erano magari Nakajima e Keno che spiccavano sopra tutti, quindi sì, era magari nei match multipli, ma non faceva poi la prestazione così interessante. Ha fatto qualcosa in singolo, ma poco quando aveva provato ad andare per il titolo national, era stato distrutto in tempo zero, e adesso si sta riprendendo. In realtà lui è molto bravo, ha anche tutta una storia alle spalle interessante, e storia che in realtà parte dall'All Japan, e infatti poi Keno e Manabu Soya sono andati in All Japan per lanciarsi anche per i titoli di coppia, di là, dopo che qualche settimana fa i campioni tag dell'All Japan erano arrivati in Noah a sfidarli. Comunque Manabu Soya ha tutta una parte di storia proprio in All Japan quando era in coppia con Sanada, soprattutto la coppia erano loro due. Due dei pupilli di Keiji Muto. E Kitamiya e Daiki Inaba hanno fatto parecchio bene. Daiki Inaba è un altro di quelli che mi ricordo molto bene la faida che aveva con Maru Fuji, quella dove cercava in tutti i modi di battere Maru Fuji e faceva delle prestazioni allucinanti, ma arrivava sempre a un passo. È cresciuto molto, era già bravo, adesso però lo vedo un po' più pronto e non so, pronto, sì, mi sembra più adatto ad essere in quell'ambiente adesso. Kitamiya è uno di quelli bravi che poi non ha mai trovato effettivamente la sua strada dopo che è uscito dal Congo e adesso sembra un po' più reindirizzato anche lui, quindi sono stato contento
del fatto che abbiano mantenuto la cintura anche per quello. Comunque funzionano come coppia, si devono un attimo riprendere dopo anni di gente che vagava un po' nel buio, e adesso che hanno trovato un po' una strada, è giusto che vadano dritti e facciano bene, perché in realtà possono fare ancora molto bene con questo regno. E a fine match è arrivato Kento Miara a fare brutto con Masaaki Tamiya, che è una cosa Con un che viene. atteggiamento molto WWE. Sì? L'ho notato vestito bene, ma lo faceva il coglione. È un po' per il seguito dello show, quello di ritiro di Keiji Muto. Cioè, c'è ancora questa cosa della faida tra Noah e All Japan, o meglio, una parte della Noah, perché in realtà sono, diciamo, appunto, cioè, i tre che erano qua dentro, Manabu Soya, Keno e Masaaki Tamiya, che hanno ancora dei conti in sospeso con alcuni dell'All Japan. Vediamo, non so se hanno fatto effettivamente già tutti i match in All Japan, se ne devono fare, non seguendo, non so ancora bene com'è, però poi se caricano magari qualcosa sul Wrestle Universe, provo a Può dargli succedere. un'occhiata. Caricano un sacco di roba di lottatori che fanno parte del loro universe, appunto, il Wrestle Universe, e che match magari che vengono fatti in altre federazioni, quindi può darsi anche che carichino la roba fatta con la All Japan. Sì, Vedremo. potrebbe essere. Se Cioè, la caricano almeno sarà quei match, magari non tutto l'evento, ma quei 2 o 3 match dove c'è un po' di gente, sì. WWE. Exactly. Ma, se questo è stato il match della serata, questo è il match che io ho saltato con Ogawa ed Eita che mantengono i titoli contro Ayata e Chris Ridgeway, titoli di coppia junior. Com'è andata, Miki? Due È stato il solito match palle. junior tag con un sacco di prese lento, noioso per me, cioè proprio noioso, e pensavo fosse colpa di una coppia all'epoca, qualche mese fa, quando avevo visto questo tipo di match. In realtà cambi fai ed è sempre vengono sempre impostati così lungo, perché è durato una mezz'oretta. Boh, cioè, se non c'è effettivamente poi qualcosa di concreto all'interno del match, perché lo fai durare mezz'ora quando può durare tranquillamente un quarto d'ora, più rapido, più veloce e più interessante. No, non mi è piaciuto, hanno mantenuto il titolo. C'è una cosa a fine match con Ogawa che sembra essere tornato di nuovo con Hayata e Ridgeway, e Ita che rimane lì sdraiato a terra. Ridgway non è convintissimo, però. No? No. E vediamo, anche perché, cioè, non ho capito il fatto di essere campione Con Eita e con andare. Eita. Eita, che ho letto che ha chiesto alla Dragon Gate di poter girare di più, e la Dragon Gate ha detto: ok, sei ancora sotto contratto con noi, però puoi farti vedere in più posti, puoi apparire un po' di più. In realtà lui Noah stava già apparendo parecchie volte, e quindi vediamo adesso come sarà la strada di Eita. È un peccato, perché in realtà, tipo, lui è uno di quelli, cioè, era famoso per il King of Chop della Dragon Gate, cosa che non ha fatto, cioè non ha fatto praticamente una chop in questo match. Non ha dato di colpi. È stato basato sempre sulle sottomissioni, come stanno facendo ultimamente. E no, boh, non lo so, non è da recuperare, secondo me, No, assolutamente. io l'ho saltato. Guarda. Sono molto onesto, cioè il tempo che hai a disposizione è preziosissimo, lo usi come cazzo ti pare. Io ho deciso di non fare. Sì, e beh, io l'ho visto perché in diretta non potevo saltarlo. Guardate il segmento post-match per capire un attimo le storie, poi per il Per match. capire, per farvi un'idea di massima, perché non è che si capisca un cazzo qua, eh. Cioè, proprio devo mettere i puntini sulle i. Doraemon, Doraemon. Bene. Arriviamo all'ultimo, ultimissimo match. Luci e ombre. Luci, Kaito Kiyomiya ha perso il titolo. Ombre, lo ha vinto Jake Lee. Luci, dopo
un tempo che io ho ritenuto interminabile. Il match è finito. Ombre è stato un match che ha fatto solo Jake Lee con Kiyomiya, che ne ha prese e ne prende ancora. Secondo me ne sta ancora prendendo adesso che hanno finito da 3 giorni. Lucci, dopo Jake Lee, che vince il titolo, arriva Nakajima e lo sfida, dicendogli io sono la Noah, cazzo. Ombre, dopo la vittoria di Jake Lee, è arrivato Nakajima, che gli dice ti sfido io. E quindi Jake Lee batterà Nakajima. Ora, io l'ho capito che loro hanno chiamato Jake Lee e l'hanno preso dopo che questo era uscito dal New Japan. Gli hanno detto vieni, vieni, cosa vuoi? Era dalla All Japan. Dalla Japan. E gli fa vieni, vieni, cosa vuoi? Voglio il titolo. Va bene. Però io faccio una piccola analisi e riprendo una piccola analisi che avevo già fatto. Kaito Kiyomiya ha preso alcune delle mosse di Keiji Muto, tra cui, per esempio, la Shining Wizard, con cui non è riuscito a battere Jake Lee. Gliel'ha fatta verso fine match, ma non è andata bene. Questo è uscito al 2.99. Quindi Kaito Kiyomiya è stato campione con le mosse di Keiji Muto, prima ancora di averle imparate completamente, prima ancora di averle messe veramente sul piatto, in modo concreto, fino a quando Keiji Muto è rimasto in zona. L'errore qual è stato? E io continuo a ribadirlo. L'errore è stato fare questo tempismo. Cioè, oggi era il momento di dare a Kaito Kiyomiya, con le mosse di Keiji Muto, un regno da campione. Oggi era il momento di tirar fuori le palle e dire diamo un titolo a un giovane che nel frattempo si è costruito. Perché questo Kaito Kiyomiya, con le ultime prestazioni, con le botte che si è preso da Okada, per esempio, Okada, Kazuchika, non Kimia. e con le botte prese da Jake Lee, è andato indietro di 4 passi. Questo Kiyomiya, non dico che sia da ricostruire da capo, ma poco ci manca, eh. Cioè, è stato abbattuto, completamente demolito. Probabilmente dovrà mangiare quella cannuccia da Okada. Ha perso il primo assalto di Jake Lee. Cosa rimane di Kaito Kiyomiya? Cosa rimane del suo regno? L'aver battuto 2 volte Keno? Basta, nient'altro. Mi dispiace, mi è stato fallimentare. Sì. Fa la fine di quello che è stato il suo primo regno, in realtà, che ha vinto il titolo da molto giovane, e poi per un anno e mezzo lui non ha vinto niente, per poi vincere un coso tag che è durato tipo, forse era quello che, sì, è quello che ha durato 100 giorni, ma non l'ha mai difeso. L'ha vinto, ha fatto 100 giorni di regno come campione tag e poi l'ha perso. E quindi secondo me farà ancora quella fine lì, torna indietro e per un anno si deve ricostruire. E non ne ho trovato l'utilità. Il match non mi è piaciuto perché non c'è stato effettivamente un match, è stato lento. Si sono trovati poco. Molte prese inconcludenti, perché non erano nemmeno mosse di sottomissione, ma erano prese statiche. Ti tengo la testa. E poi, una volta che mi hai lasciato la testa, sono a posto, cioè non ho niente, non hai mai recato danno. Mi hai tenuto la testa, grazie, il collo si è riposato. Cioè, che cazzatura. Cosa che non abbiamo detto, Yoei e Tadasuke sono nei Good Looking Guys perché erano all'ingresso di Jake Lee, c'erano anche loro, quindi se, Cioè, cioè ho nel giro appena di... detto che erano brutti. Ho appena detto che sì. erano brutti fisicamente. Tadasuke poi è una delle cose più brutte che il mondo abbia mai visto. Cioè, lui è A veramente. parte che anche Jake Lee a livello fisico non è poi Io assoluto. volevo fare una domanda adesso aperta, mettete nei commenti. Ma qualcuno sa dove è finito il mento di Jake Lee? È un uomo perfetto, non può andare a KO, non ha il mento.
E comunque, no, allora io non lo conoscevo Jake Lee, ho visto un paio di match tag che ha fatto prima di questo match, è il primo match in singolo che vedo, e se questo è Jake Lee può tornarsene dove era prima, perché uno non è adatto alla Noah, anche la stable che ha creato per l'impostazione che hanno non la vedo molto da Noah, e lui non mi piace come lottatore, se adesso appunto andrà contro Nakajima e distruggerà Nakajima e poi passare a quello dopo. Boh, non so cosa aspettarmi da questo regno. Era un po' il mio timore quando hanno annunciato questo match. Ho detto, vabbè, c'è la stable nuova, vuoi che il leader non vinca? E infatti ha vinto. Però niente, non è da recuperare, cioè per me non è da recuperare, cioè è da recuperare a livello storico, tra virgolette, ma Un non match per... titolato. Ma non per il match. Perché un match titolato con cambio di titolo, scusate, perché va precisato. Sì, non, no. Giudizio complessivo dello show è che tre match che sono uno molto buono, quello di tag per gli heavy. Uno decisamente da noi è buono tra Taniguchi Taniguchi Sugiura. e Sugiura, e l'altro sufficientemente buono tra Nakajima e Okada, non fanno uno show della Noah così importante. 5 ore di show della Noah così importanti, 5 ore della vita della gente. Ora, i rimescolamenti ogni tanto fanno bene. Abbiamo parlato di Tokyo Joshi in cui è cambiato tutto. Tutti i titoli sono cambiati in Tokyo Joshi. Siamo venuti qua dove abbiamo nuovi sfidanti e un nuovo campione massimo, ma non è cambiato il resto. Adesso dobbiamo affrontare la visione della DDT e capire cosa succederà anche lì, però era una settimana molto importante per il resto dell'universo. Se Tokyo Joshi mi ha fatto un buon evento, molto buono in realtà, Noah. E adesso vedremo DDT e chiuderemo il cerchio questa settimana di quella che è stata di fatto una delle settimane più importanti dell'anno per quanto riguarda il resto dell'universo. E capiremo quanto prima come sarà. La gerarchia in questo momento vede al primo posto Tokyo Joshi, al secondo posto la Noah. E non classificato ancora la DDT, perché non ho visto, io non ho visto niente la DDT, non so se tu ti sei portato avanti, ma non ho visto niente. Ho visto un match ieri sera al volo, ma... Ok, quindi in realtà noi cominciamo oggi a vedere la DDT. Boh. Mi sembra di essere ritornati al Wrestle Universe dell'anno scorso, dove Tokyo Joshi l'ha fatta da padrone. Ecco, questi sono i periodi dell'anno complicati. Speriamo bene, perché la vedo abbastanza complessa come situazione. Nel senso che c'è gente che corre nel mondo del puro reso. Ci sono tante promotion che corrono e quindi che fanno bene, che si spingono un po' più in là. Queste sono importanti e devono rimanere al passo, se no è un disastro. Detto questo, noi della Noa ve ne abbiamo parlato, non è né la prima né l'ultima volta in cui parleremo della Noa, per cui continuate a seguirci, la Riatto, il posto in cui si parla veramente di puro reso, senza filtri, senza problemi di tempo. Ce lo prendiamo il tempo per il puro reso, ci piace. E non siamo novizi, ma siamo navigati da questo punto di vista. Sapete, ho già raccontato tante volte, è stata la prima cosa che ho visto nel mondo del wrestling, il puro reso, quindi sono solo tornato al mio primo amore, no? Quando ero piccolo, guardavo con mio padre, All Japan, New Japan, che mostravano nelle televisioni private in Italia, quindi Tony Fusaro, Docet. Quindi eccomi qua, ancora. È stato bello parlare di Noah, ringrazio tutti quelli che sono venuti, che hanno seguito, che sono rimasti fino in fondo, che magari hanno messo like, che hanno commentato, che ci hanno aiutato
a portare avanti la discussione. Ringrazio te, Miki, per aver partecipato. Grazie a te, è stato un piacere. Piacere mio, ragazzi, ci sentiamo ovviamente come sempre alla prossima, che ancora una volta questa settimana con l'Ariato sarà molto, molto presto. Alla prossima.